Flaminia, grazie a tutti per essere qui. E comincio subito cercando di stare nei tempi. Il motto giugurtino Rome omnia venalia esse, a Roma ogni cosa è in vendita, o meglio, a Roma ogni cosa può essere acquistata, riassume ancora oggi, icasticamente, mi pare, il giudizio negativo con cui tanta parte del mondo intellettuale ha guardato, e in parte continua a guardare e a raccontare, la storia del mercato dell'arte nella Roma post-napoleonica. Per lo specifico qui trattato, a questo motto ricorre il noto archeologo tedesco Adolf Michaelis, che nell'introduzione del 1882 al suo formidabile repertorio di tutte le antichità approdate oltremanica usa O Roma omnia venalia esse come slogan. I pezzi d'arte e d'antichità, per la verità di numero davvero ingente, che lo studioso aveva indicizzato, erano stati in larga parte estratti dall'Italia ed erano giunti in Albione da e o attraverso Roma. Rome omnia venalia esse doveva apparire allora al Michaelis una frase adeguata a sunteggiare con arguto disappunto l'incredibile trasferimento di ricchezze del passato dalla penisola italiana alla Gran Bretagna nel corso dei precedenti due secoli. Un commento come quello di Michaelis, pur essendo molto crudo e giudicante, non stupisce, anzi merita una spiegazione, che ci permette, spero, di entrare nel vivo dell'argomento che mi prefiggo di trattare nel tempo breve di questa comunicazione. Fonti e strumenti per la storia del mercato dell'arte a Roma nell'Ottocento. È infatti utile ricordare come la storia del mercato dell'arte in Italia sia materia assai delicata, per molti versi ancora incandescente, direi specialmente per ciò che riguarda il negozio di antichità e di Old Masters, certo non per quanto attiene la promozione delle arti contemporanee, per quell'aspetto il discorso è completamente diverso. Nella penisola italiana il mercato dell'arte si è sempre praticato, ma parlandone il meno possibile. E da quando, a partire dal Settecento, in coincidenza con le crisi di sistema dello Stato Pontificio, questo settore è diventato uno dei rami produttivi, uno dei rari rami produttivi della città di Roma, esso ha generato un trasferimento in massa di oggetti, modelli, saperi, che se da un lato rappresenta un'importante zona di prestigio, e qui prendo a prestito la terminologia sociologica di Collins, dall'altro ne costituisce un materiale depauperamento. L'Italia infatti è il paese in cui, proprio al tempo della nascita della nazione, ossia nel pieno svolgersi del suo nation building process nell'Ottocento, il mercato di ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale diviene a prevalenza estrattivo. Il mercato italiano è estrattivo. Il mercato dell'arte si nutre dallo smantellamento omeopatico da un lato, a flussi intensi dall'altro, di un sistema complesso fatto di pale d'altare montate in carpenterie realizzate per luoghi specifici, chiese e conventi, di oggetti facenti parte di collezioni nobiliari pregne di significato, di antichità estratte da scavi recenti o antichi. Pertanto l'atteggiamento moralistico che questo motto, e ritorno lì, Rome omnia venalia esse, esprime, può essere letto in due modi. Da un lato rappresenta un giudizio morale di segno negativo su una nazione, su un popolo morso da avidità tanto da consegnare all'estero i suoi tesori. Dall'altro, e ciò vale per di più, per fortuna, esprime semplicemente un dolore collettivo dell'intelligenza nei confronti del patrimonio artistico-archeologico, in larga parte esportato in terra straniera, per profitto, spesso sfidando le leggi clandestinamente. Questa premessa mi sembra necessaria per riassumere, seppur in poche battute, il principale motivo per cui la storia del mercato dell'arte, per Roma in particolare, non ha conosciuto, ma per l'Italia in generale, non ha conosciuto quella fortuna che ha incontrato in altri paesi, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia persino, specialmente per il mercato contemporaneo, persino l'Olanda liberale che ha costruito con i suoi mercati in espansione verso l'esterno, quindi anche l'Olanda, un mercato estrattivo, una sorta di mito della nazione fuori dalla patria. L'Italia in fieri invece ha giocato sempre in difensiva per far sì che il patrimonio più significativo restasse in casa.
Il mercato dell'arte, mi si passi la forzatura retorica, è stato un nemico del sistema della tutela che la nazione in fieri stava organizzando. O così, almeno, fin qui è stato letto. Da un lato i buoni, da un lato i cattivi. Va da sé come questa storia, tanto più vista da vicino, come abbiamo fatto già, abbiamo cominciato a fare ieri, presenti molte sfumature di grigio, pochi eroi, tante imprese sensate, qualche brutta vicenda. Ma questa predisposizione al giudizio negativo nei confronti del mercato, spesso semplicemente assunta per default, di rado tematizzata o problematizzata, ha fatto sì, mi pare, che in Italia, e proprio, dicevo, in modo particolare sulla Roma dell'Ottocento, pre e post unitario, del mercato artistico si sappia ancora troppo poco, poco, troppo poco. Specialmente quando si compari questo poco con l'avanzamento degli studi avvenuto, a cui alludeva Flaminia Gennari, avvenuto negli ultimi due decenni sui network europei e statunitensi, londinesi, parigini, newyorkesi e ora con grande forza finanche tedeschi. Ci si intenda, gli studi non mancano, ma la parcellizzazione del sapere limita la ricostruzione storica, che per me resta l'unica possibile, del fenomeno. Essendo il primo intervento è dedicato alle fonti e agli strumenti, mi permetterete qui di menzionare sin da subito un nutrito gruppo di contributi che hanno messo a fuoco alcune delle figure più significative del mercato dell'arte, in particolare post-unitaria, visto che questo è il nostro argomento. Penso ai pionieristici saggi di John Fleming, Art Dealing and the Risorgimento, che trattano però più l'arte contemporanea, e al libro, perfettamente in linea con quanto fin qui espresso, spero da me in modo comprensibile, un testo cioè che si fa espressione di un disagio orrore, a volte divertito, a volte orripilato nei confronti del mercato romano dell'Ottocento, di Margherita Guarducci. Un libro pubblicato nel 1980, quindi in questo senso veramente una delle prime pietre degli studi. E Margherita Guarducci, lo sapete, era un'archeologa cristiana notissima al tempo, un libro dedicato alla fibula prenestina, un pezzo ora al Pigorini. È quest'ultima un'indagine che chiameremo microstorica. La Guarducci parte dallo studio di un oggetto, appunto la fibula prenestina, che la studiosa ritiene frutto di un falso organizzato dalla coppia Helbig Francesco Martinetti, un rigattiere scaltro quanto cinico, attivo in particolare negli anni 60 dell'Ottocento. Per ricostruire da vicino la storia del commercio d'antichità e di falsi spacciati dallo studioso Helbig a Christian Jacobsen, fondatore danese della Nykarsberg Glyptotek. Poco importa che ora sappiamo che la fibula prenestina è un originale, grazie ai risultati qui incontrovertibili delle indagini chimico-fisiche a cui è stata recentemente sottoposta. Tuttavia il saggio della Guarducci si presenta come un attacco fiero e grintoso alla coppia studioso mercante d'antichità e un resoconto sapido di imprese clandestine e illegali messe a segno dai due nell'esercizio del mercato dell'arte sullo sfondo di una Roma riassunta in una specie di Far West, popolata da cowboy senza scrupoli, rigattieri senza cultura e studiosi spregiudicati, prezzolati dal mercato. Va detto che al tema dei falsi e alla loro produzione per un mercato capace di piazzarli, di valorizzarli, gli studi storico-artistici avevano riservato sin dalle origini una particolare attenzione. Siamo qui in casa Zeri, come non ricordarlo. E desidero menzionare, visto che ieri non è stato fatto, il saggio fondativo in tale riguardo che Massimo Ferretti dedicò a questo argomento nel 1981, quindi 1980 Guarducci, 1981 questo resoconto lucidissimo sulle questioni dei falsi, anche in questo ambiente culturale. La questione dei falsi venduti per veri e finanche degli originali creduti falsi, si è giovata di continue messe a punto da parte del mondo della connoisseurship, con l'emergere omeopatico di nuovi pezzi e la ricostruzione sempre più serrata delle figure in campo. Ma non è questa la sede per riprendere un argomento che ha una tradizione straordinaria di studi storico-artistici italiani e che ha portato, ma non solo naturalmente, e che ha portato con sé tante conoscenze utili alla ricostruzione del mercato dell'arte.
quanto invece per restringere il campo alla storia dei protagonisti del mercato antiquario romano, mercanti, agenti e clienti, per ora ci riduciamo a tre figure principali, tre agency importanti, la letteratura specifica è già nutrita. Penso alle indagini svolte sulla famiglia Castellani, orafi, collezionisti e mercanti d'arte di statura e rango internazionali, a partire dai documenti conservati dal Fondo Castellani dell'Archivio di Stato di Roma. Mi riferisco ai lavori monografici di Sabrina Spinazzè su Attilio Simonetti e oggi a quelli di Virginia Napoleone, che ascolteremo fra poco, a quelli sul San Giorgio che abbiamo sentito citare da Francesca Mambelli, da Julia Bergenhausen ieri, alle prime ricerche sul canonico Massarenti, che oggi riprenderà per noi Maria Saveria Ruga, su Gioacchino Ferroni, sempre Francesca Mambelli, proprio a partire dalle foto della Fondazione Zeri, ai lavori su Piancastelli e sulla miriade di rivenditori, librai di manoscritti e disegni su cui si concentra il contributo di oggi Simonetta Prosperi Valenti, alle ricerche di Francesca Di Casso su Via Margutta. Penso ovviamente alle indagini seminali sulle vicende relative alle vendite della collezione borghese Sciarra di Giacomo Agosti, un vero scandalo nazionale, stato così parte, così importante per la storia anche della legislazione artistica italiana, sulla dispersione di quelle torlonia di Hartmann che oggi spetta appunto a Stefano Grandesso per ripercorrere e arricchire. Alle ricerche sulla collezione Stroganov abbiamo qui con noi, grazie, Vardui Kalpalchan, che dobbiamo ringraziare per tanto di quello che ne sappiamo, appunto grazie per essere qui. Sulla costituzione della raccolta del Barone Lazzaroni di Loredana Lorizzo e Elisabetta Sambo, le analisi degli acquisti di Barracco, di Marta Petrusevic o di Gualino, della Silvana Pettenati, e di recente le aperture tematizzanti di Simona Moretti sulla fortuna che gli oggetti bizantini e medievali conoscono nel tardo Ottocento romano. Ognuna di queste ricerche ha contribuito alla riappropriazione e alla nuova interpretazione di fonti e strumenti per la ricerca, ricomponendo un tassello di quella storia. Tuttavia vedremo fra poco come molto altro è ancora da scavare e da ritessere, quindi sono molto felice che tra di voi ci siano tanti studenti e come gli strumenti per la ricerca su un argomento per la sua natura particolarmente opaco, diciamocelo, la storia del mercato dell'arte ha un'opacità incredibile, tu pensi di vedere dei registri, ma questi registri a volte sono criptati, a volte non dicono la verità, quindi il controllo plurimo delle fonti è sempre necessario, indispensabile. I racconti, la rappresentazione del sé è spesso falsata per motivi che sono facilmente comprensibili. Ancora una nota bibliografica, mi perdonerete. Per amore di contesto è poi importante ricordare, parlando di mercato dell'arte a Roma, nella Roma Sabauda, di alcuni importanti sondaggi condotti sulla storia della legislazione artistica, argomento crucialissimo per capire questo mercato, le sorti degli articoli riguardanti l'esportazione di oggetti di belle arti e di antichità, così come le misure che normano nei regolamenti applicativi la percentuale delle tasse che i mercanti erano chiamati a versare allo Stato in caso di esportazione di opere, rappresentano una cartina di tornasole particolarmente ondivaga in questi anni post-unitari, tra uno scricchiolante, direi, editto Pacca, in parte diciamo ben normato, in parte no, la costruzione della legge del 1902, i mancati elenchi degli oggetti d'arte di rilevanza nazionale che essa dettava e poi la legge del 1902. Una cartina di tornasole, dicevo, sull'atteggiamento della classe politica giolittiana nei confronti del mercato dell'arte, con posizione sempre in bilico fra statalismo e liberalismo, protezionismo e apertura dei mercati. Militano a far chiarezza su questi punti caldi del dibattito tra politica e intelligenza italiana, a proposito dei vincoli appunto, in particolare due testi. Il volume di Roberto Balzani sulla legge 364 del 1909,
la Rosaldi Rava e lo studio sulla corrispondenza Pasquale Villari di Cervini Troncone, contributi a mio avviso entrambi imprescindibili, sebbene svolti su fonti di natura molto diversa l'una dall'altra, da un lato l'archivio del Senato e dall'altra quindi le corrispondenze politiche e dall'altra invece la corrispondenza privata di uno dei protagonisti della scena parlamentare del tempo, Pasquale Villari, un intellettuale di grande finezza. E leggere queste due cose insieme vi dà un po' il quadro generale in cui si svolgono queste vicende e poi l'occhio particolare di un uomo che le ha in qualche modo interpretate, fatte sue e si è posizionato in questo dibattito. Per intendere quindi la ricezione delle grandi vendite delle collezioni principesche a Roma, che resta, e questo lo seguiamo benissimo nella pubblicistica, cioè nella stampa, il problema più avvertito dai mezzi di informazione e quale sul quale abbiamo molte più informazioni rispetto a altre diverse vendite ed esportazioni. Questo permette quindi il ricorso anche a, questo sistema generale di comprensione del sistema Roma a quel tempo, permette che la storia, che la cronaca diventi storia e che dalla caccia al pedigree di un pezzo si passi invece ad una vera e propria storia del mercato dell'arte. Penso in tal senso, e quindi sto chiudendo questa sorta di rassegna del già pubblicato, allo studio di una vita svolto da Margarete Gulda Merkel, pubblicato nel 1994, ma frutto di quasi di 20 anni di ricerca, sulle römische Memoiren, Kunstliebhaber und Gelehrte 1893-1943. I diari di questo archeologo, Ludwig Pollack, conservati i manoscritti presso il Museo Barracco, rappresentano l'edizione critica che Gulda Merkel ci ha saputo fornire, una delle fonti più attendibili a nostra disposizione per il periodo in esame. Basti guardare gli indici dei nomi citati nei diari di Ludwig Pollack, e fra poco lo faremo, per registrare tutte le significative presenze e fare i conti sulle assenze cui dare un significato. Perdonatemi per questa lunga introduzione sullo stato degli studi, è solo partendo dal già fatto e dal già fatto bene che questo convegno può prendere le mosse per offrire una nuova cornice interpretativa, confidiamo, al noto, e nuove prospettive, come sempre diceva Flaminia Gennari, in merito all'ancora sommerso. Per raggiungere una soddisfacente, se non piena, comprensione del mercato artistico romano dell'Ottocento e della sua periodizzazione, è infatti a mio parere molto utile ripartire da un'analisi quantitativa che inserisca le singole figure che lo popolano nella cornice di una storia sociale dell'arte. Perdonatemi, in questo senso sono molto conservatrice. Per capire la storia del mercato dell'arte, la storia sociale dell'arte è sempre un buon metodo. Solo così sarà possibile comprendere il senso delle pratiche e individuare normalità e anomalie, senza il quale manca proprio il senso. Quanti erano i professionisti nel mercato dell'arte? Quanti gli antiquari? Quanti i negozi? E a quale altezza cronologica questo settore si amplia o si contrae? A tal riguardo alcune cifre possono essere desunte con grande semplicità dalle fonti a stampa. Nel 1871 gli antiquari mappati dalla Guida Monaci, che nasce proprio nel 1871, sono 48, nel 1883 sono quasi raddoppiati, giungendo al numero di 74, sullo sfondo di una città che vede raddoppiare, non ce lo dimentichiamo, la sua popolazione nel giro di un decennio. Difficile invece definire il volume degli affari dei diversi esercizi commerciali, sebbene, e questo non è stato ancora fatto, i dati conservati presso le Camere di Commercio potrebbero essere interrogati in tal merito. Ne ho parlato con la massima studiosa delle Camere di Commercio e mi ha detto che è una ricerca possibile. Quanto al volume delle esportazioni, un sondaggio già operato da una giovane studiosa finanziato dalla Fondazione Spezzaferro all'interno di un progetto di Paolo Cohen ha già cominciato a offrire un parziale affondo per l'anno 1900.
Il fondo sulle licenze di esportazione dell'archivio centrale dello Stato è ricchissimo, ma particolarmente poco loquace. Da questa indagine emergeranno certamente nuovi dati, ma di qualitativo c'è veramente poco. Informazioni garantite dagli eredi, perché la Guida Monaci è questo grande pagine gialle della vita della vita romana in tutti i suoi aspetti, dal mondo ecclesiastico fino al sarto da cui andare che parla inglese. Ecco, gli antenati della Guida Monaci, qui ne vi faccio vedere per esempio una selezione del 1866, offrono inoltre la possibilità di conoscere anno dopo anno, come dicono gli inglesi, over time, gli indirizzi dei commercianti d'arte, e consentirebbero senza grandi difficoltà, mi ci proverò io stessa per questo, se arriveremo alla pubblicazione di questo convegno, come vivamente spero, di cartografare lo spazio occupato dal mercato dell'arte nella città, una sorta di geografia del mercato artistico della capitale del Regno d'Italia. E come quello è stato elaborato, scusate, questa era la lista dell'indice dei nomi delle Romische Memoiren. Non so mai se leggerlo in francese, Memoire, perché Memoiren è proprio brutto. E come hanno fatto appunto la geografia artistica del mercato, come è stato fatto recentemente in un articolo del 2016 con Le Rue des Tableaux, The Geography of the Parisian Art Market 1815-1955, in tante tavole che possono essere facilmente replicate anche per Roma. I dati quantitativi dovrebbero poi essere posti in relazione, come abbiamo detto, con le misure legislative che il Regno d'Italia sceglie per misurare la contrazione o lo sviluppo nelle diverse condizioni garantite dal diritto. In particolare negli anni immediatamente, questo è un sondaggio secondo me molto interessante, successivi al 1902, quando una legge particolarmente pesante per l'estrazione e per il commercio all'estero delle opere d'arte e delle antichità romane l'applicazione della legge all'estensione di questi elenchi sugli oggetti che in Italia dovevano restare. Questi elenchi naturalmente non sono pronti, ci vogliono molti anni e quindi non viene regolamentata. E questa cosa crea veramente una situazione di far west, di interpretazione del diritto. E quindi una domanda che sorge spontanea è: l'antiquariato gode di questa situazione, si allarga, si amplia, oppure questa cosa non influisce molto? Un altro elemento esegetico significativo che emerge dalla lettura dei dati quantitativi, quella piccola lettura che ho potuto fare, è nella crescita del mercato dopo il 1870. E proviamo a periodizzare un pochino, così per grandi linee, come ha fatto un po' già Andrea Bacchi. Gli anni centrali del XIX secolo si rivelano particolarmente vivaci per le vicende che interessano l'esportazione di opere d'arte, anche rivelatori, secondo me, sul significato dell'esportazione che queste vendite assumono all'interno del discorso pubblico, che è una cosa non secondaria. Nonostante le misure legislative di protezione del patrimonio artistico messe in piedi dallo Stato Pontificio in seguito allo shock causato dalle estrazioni napoleoniche, legge Fea, editto Pacca 1820, e dalla successiva sospensione del fideicommesso che permette la dispersione di importanti collezioni aristocratiche romane, prosegue comunque senza sosta la dispersione delle collezioni nobiliari per il mercato, fonte costante di approvvigionamento di opere d'arte antica ad opera di professionisti. Si prendono in esame per esempio i due decenni centrali dell'Ottocento, gli anni 40 e 50, e si assisterà a Roma alla vendita della monumentale collezione Fesch 1845, un'operazione, se ci pensate, gestita dal mercante Vito Enei, poi al centro di traffici fiorenti e clandestini spesso puniti dalla legge. Va in galera diverse volte negli anni 50 dalla sua bottega in via del Corso, uno spazio di 26 metri quadri, e dichiarato fallito nel 1874.
Per esempio, i documenti legali legati al suo processo, secondo me, restano una di quelle cose che potrebbe aprire, perché quando si va a un processo si cerca di spiegare che cosa si è fatto, e quindi mi riservo di andarli a vedere al più presto. Non sono riuscita a farlo come avrei voluto per questa occasione. Alla costituzione, proprio in questi anni, della collezione campana, raccolta con l'aiuto di trafficanti di antichità, Baseggio, Capranesi, Bonichi, Barnabò, nomi che sono, restano soltanto, diciamo, alla ricerca di Google Books, non resistono, diciamo, alla ricerca bibliografica. Alla vendita della raccolta del Conte Guido di Bisenzio, curiosamente non tanto studiata, acquistata nel 1847 da Lord Ward, First Earl of Dudley, monitorata con interesse a Roma, nello Stato Pontificio, da uno dei grandi attori del mercato da un lato e della tutela dello Stato Pontificio negli anni tra Gregorio XVI e Pio IX, che è Tommaso Minardi. In quegli stessi anni hanno luogo le vendite di due importanti collezioni raccolte da artisti, un'altra tipologia a Roma interessantissima, quella di disegni antichi di Jean-Baptiste Vicard, che Minardi avrebbe voluto appunto che fosse acquistata dallo Stato Pontificio, e qualche anno dopo la vendita di collezioni di dipinti antichi di Vincenzo Camuccini, ceduta dal figlio nel 1855, lo ricordo, per 80.000 scudi, una somma eccezionale, ma neanche così eccezionale rispetto alla qualità dei pezzi in gioco, al duca di Northumberland. Nel 1857 viene infine venduta la straordinaria collezione del conte Gian Pietro Campana, in larga parte alla Francia di Napoleone III e ai sovrani russi. Uno degli eventi più clamorosi in questo settore, che diciamo in qualche modo stabilisce la sfortuna di Pio IX, che aveva fatto partire questa enorme collezione nel campo della promozione delle arti. Tuttavia, ad osservare da vicino la situazione dei negozianti di antichità e di oggetti d'arte nel 1866, quindi vedete, 15 anni dopo queste due grandi di importanza, insomma, osservare da vicino la situazione dei negozianti di antichità e di oggetti d'arte nel 1866, quando Roma era davvero una città poco popolosa, abbandonata in qualche modo dal suo popolo, la situazione è già molto cambiata. Quindi abbiamo un picco 40-50, poi abbiamo negli anni 60 un rapido declino proprio della presenza degli antiquari. Gli elenchi, questi che vi faccio vedere, questo fra tanti, ma voglio dire, devono essere ancora collazionati, le fonti sono leggermente differenti a seconda anche di questi elenchi mostrati e alle categorie che utilizzano. Mostrano appunto, insieme a Francesco Martinetti, che vi ho menzionato a proposito della fibula prenestina, lo scaltro collezionista, ne sentiremo presto, credo, parlare anche da Cobianchi, vero? No? Ok. Elbig sì, ma Martinetti no. Il cosiddetto Sor Checco, così era ricordato a Roma, ne parla anche Belli, Gioacchino Belli. Sono di piccolo, questi nomi che vediamo in questa lista sono davvero di piccolo cabotaggio. Dies è il figlio di un mosaicista che aveva avuto un certo successo, aveva una casa albergo, una residenza dove accoglieva gli stranieri, parlava due lingue e questo era un motivo forse per cui era rimasto nel mercato. De Poletti era pure lui, insomma i commercianti d'arte che vedete in questa lista, che sono riuscita a individuare, sono per lo più figli di produttori di merce da souvenir per l'ultima durata dei Grand Tourist. Quindi mosaicisti, frangisti, modellatori, piccole cose, plasticatori. A partire dal 70, lentamente, le cose vanno cambiando. Dal mondo pressoché immutabile, perché veramente, non solo seicentesco, ma direi cinquecentesco, di Piazza Montanara, dei rigattieri che l'abitavano e degli antiquari o rigattieri che vivevano sul corso o sul foro romano, complici laschi permessi a scavare concessi dall'amministrazione pontificia e poi da quella del Regno d'Italia, con sullo sfondo la grande impresa dello sterramento del Tevere che si adatta a coprire ogni nuovo ritrovamento clandestino. Ricordate che dagli anni 80 parte questo sterro del Tevere, e se noi sommiamo come fossero le reliquie di un santo sparse da tutte le parti, se noi sogniamo tutti i pezzi che l'archeologia al momento testimonia
come provenienti dagli sterri del Tevere, praticamente quello sterro sarebbe fatto da una lastra di marmo continua e parcellizzata. Quindi complice ovviamente la vitalità e la spinta verso la modernità che la città esprime, la crescita demografica, lo sviluppo urbanistico sfrenato di quegli anni. Possiamo dire che anche a Roma, all'inizio degli anni Ottanta, si impianta il moderno sistema del mercato artistico internazionale. La figura del cambiamento, e qui mi si passi una nota periodizzante, perché questa storia va raccontata in modo quantitativo, ma senza trovare gli accenti non ha senso, non può essere passata, non può essere trasmessa. Il mio accento è Alessandro Castellani. E quindi la figura del cambiamento dal mondo dei rigattieri che abbiamo visto attivi nel 66, menzionati nella guida artistica, appunto, che vi ho riprodotto, è senza dubbio, a mio parere, rappresentata da Alessandro Castellani, definito dal conte polacco Sikiewicz, che era un fine mercante e collezionista, Alessandro Magno dei Bibelò. Era tornato a Roma nel 1870, Breccia di Porta Pia, appena Roma diventa sabauda, torna a casa. Alessandro Castellani si sistema in via Poli, vicino alla Fontana di Trevi, nella vecchia proprietà di famiglia, mentre il fratello Augusto, notissimo come soprattutto orefice, proprietario della manifattura Castellani a quella data, con il quale l'uomo intrattiene pessimi rapporti, occupa un'altra sede. Alessandro è la figura dell'uomo nuovo del Risorgimento. Si era schierato contro il governo papalino, aveva trascorso i precedenti 10 anni tra Parigi e Napoli, aveva trascorso anche qualche mese in prigione per la fede politica e ora torna nella città con 1000 idee ed esperienze, esercitando sia come orefice fino al momento in cui non perde una mano e quindi non gli è più possibile, e in pratiche di revival dei modelli antichi. Suo è il pallino, per esempio, per il revival tecnico dell'oreficeria etrusca, sia come trafficante d'antichità. Questi era andato intessendo rapporti speciali con molti musei, tra tutti con il curatore delle antichità greche e romane del British Museum. Nei 13 anni di vita romana movimentatissimi di Alessandro Castellani, e lì si costruisce una reputazione invidiabile, tanto da meritare, quando muore nel 1883, troppo presto, necrologi che lo definiscono il collezionista di pezzi antichi, di pezzi d'arte antica di maggior successo che questa generazione ha visto. Persino il Times lo ricorda per la finezza del gusto e il suo perfetto accento inglese. Non abbiamo molto su di lui, ma da accertare che la sua fama non era mai cresciuta, basti il catalogo di vendita della sua collezione alla morte. Questo è il catalogo della mostra di Filadelfia. Lui capisce, come aveva già capito tutta la famiglia Castellani a partire dal 55, che la scena mercantile delle esposizioni internazionali era la più adatta per crearsi una reputazione e per mostrare anche proprio non solo la sua produzione di orefice e quindi in qualche modo di grandissimo artigiano, diciamo alle soglie della modernità e quindi dell'industria, bensì anche la capacità di essere mercante. L'antiquario romano, adesso vado più velocemente, l'antiquario romano che ne sono? È 11:05, infatti. Vado un po' più velocemente, sì, vado a chiudere. L'antiquario romano postunitario ha caratteristiche molto diverse da quelle che contraddistinguono l'antiquario romano dello Stato Pontificio. Assume nuove pratiche sociali. In che cosa consistono? In strategie dell'autorappresentazione, ritratti, memorie, biografie, epistolari curatissimi, il racconto di sé. Tutti sanno che l'autobiografia, per esempio, rappresenti in particolare nell'età di Risorgimento e poi nell'età postunitaria uno dei maggiori generi praticati proprio nel racconto di sé, sul grande modello di Settembrini. Sono molti gli attori del sistema delle arti che a questa data ne fanno ricorso,
che la praticano, e anche gli antiquari se ne servono. Velocemente segnalo una serie di testi fondamentali, perché sono testi in cui gli antiquari si raccontano, a partire, scusate, questo è, io uso sempre un programma, non PowerPoint, bensì di Word e di Mac, e quindi questi PowerPoint sono tutti guastati e me ne dispiace tantissimo, orrendo vedere così. Comunque, ecco, vi mostro alcuni ego document fondamentali. Per primo i ricordi e gli appunti di Augusto Castellani, da cui desumiamo tante informazioni sulla famiglia Castellani, anche sul fratello. Le note e souvenir d'un vieux collectionneur del conte Tizieschi, a cui mi sono riferita prima, pubblicate subito sulla Revue Archéologique. Avviso aperto di Giuseppe San Giorgi, scritto molto tardi, che è un testo per certi versi stranissimo, perché consegna pochissime delle memorie relative alla questione antiquaria, veramente sono solo due capitoli in cui lui parla di sé. Le memorie di un antiquario di Augusto Jandolo, che chiunque si sia occupato anche solo un momento di mercato antiquario, restano un testo importante, tuttavia molto contaminato da informazioni, insomma, aneddotiche. Io lo amo molto, Jandolo per me è diventato anche un argomento interessante, però va preso anche quello con grande prudenza. Le memorie di un archeologo di Felice Bernabei, che la Delfino ha pubblicato nel 91, interessantissime per sentire la controparte, come dicevo, Ludwig Pollack di Ari, e infine tantissime altre testimonianze, fra cui vi ho messo i taccuini di Ugoietti perché sono le più affascinanti, che comunque parlano, quindi, questo mondo della memorialistica di fine 800 che parla di mercato antiquario, ma non in modo specifico. Vado velocissimamente. Gli antiquari, diciamo, strategie della autorappresentazione. Una delle cose che si notano immediatamente in questa storia che si va abbozzando, per esempio, è che nella strategia dell'autorappresentazione c'è la scelta del negozio o della residenza, degli anni 20 tutte e due, che gli antiquari garantiscono a sé. E non ultimo, la provenienza sociale di questa categoria. Facciamo il caso di Giuseppe San Giorgi. Se nel mondo precedente la maggior parte degli antiquari che si erano fatti strada venivano da famiglie che l'avevano praticata in qualche modo, per esempio Simonetti è un pittore in ogni caso, è comunque figlio di un artigiano, San Giorgi è davvero una figura esplosiva perché rompe questo asse così forte con il passato, quindi lui non è figlio d'arte, tutt'altro. E il capitolo dell'avviso aperto di questa sua autobiografia ci racconta come lui venisse dalle macchine da cucire, dalla Romagna, dagli affari abissini, dove tra l'altro dice che aveva avuto anche un buon successo, e giunge al mercato dell'arte, si fa imprenditore. Questi personaggi, Giuseppe San Giorgi, Attilio Simonetti, di cui sentiremo parlare durante tutta la giornata, quindi faccio veramente velocemente, si garantiscono anche un assetto, per esempio, interessante quanto riguarda l'autorappresentazione e il ritratto. San Giorgi si fa dipingere da Giacomo Balla, il suo ritratto più bello è del 1924, non so dove si trova, però è di Giacomo Balla. Ugoietti già nel Attilio Simonetti si autoritrae molte volte. Augusto Jandolo, giovanissimo, si fa ritrarre da Bistolfi in bronzo, quindi anche ritratti forti per una borghesia nascente che vuole affermare così il proprio statuto attraverso l'immagine, ma anche attraverso la residenza, e quindi ciò determina che San Giorgi fa i suoi affari a Palazzo Borghese, alla Fontanella Borghese naturalmente, oppure che si serve di Adolfo De Carolis per fare la sua pubblicità, e quindi insomma, tutte cose molto importanti. Guardate quant'è icastica questa immagine dell'insegna della Galleria Simonetti, così, alla rinascimentale, quattrocentesca, meravigliosa.
Devo andare velocemente perché sì. Sennò sottraggo come al solito, sì. Gli argomenti sono tanti, non si possono trattare tutti, io non so mai tagliare, mannaggia. E una cosa molto importante che ho cominciato a fare, naturalmente una delle fonti principali è quella dei cataloghi di vendita, nei quali è molto interessante anche il posto, su questo c'è già un saggio di Spalletti che menziona alcuni di questi casi, il posto che assume la documentazione grafica, quando dal disegno che Simonetti utilizza si passa invece alla fotografia, cioè alla riproduzione della fotografia. Ho fatto un piccolo spoglio dei cataloghi di vendita, vedete non sono tantissimi di queste date, partendo dal 75, al famoso catalogo della vendita del Monte di Pietà, mettendo a fuoco anche i nomi, vedete che sono diversi, sono i nomi già in Pollack, ma sono diversi da quelli per lo più studiati di Giuseppe Giacomini, quindi sono nomi importanti che sono stati studiati un po' per il commercio con Firenze, ma che meritano delle nuove Giacomini, per esempio. A mio parere è un personaggio estremamente importante, non so dove si trova il suo archivio, non so dove è la famiglia, che ha rapporti costanti con Stefano Bardini, è noto, ma che scrive, e queste sono le cose che agganciano questi personaggi poi al dibattito generale, nel 1891 un opuscolo sull'editto Pacca, quindi sulla legislazione, questi uomini intervengono nella politica e tutte queste zone di emergenza sono veramente interessanti perché ci rendono possibile riprendere un discorso che è davvero di storia culturale, di storia della cultura, quindi inserire questo mercato dell'arte in contesto e quindi farlo diventare in qualche modo più parlante per tutti noi e anche per le future generazioni. E il mondo dei preti è affascinantissimo, i preti mercanti secondo me sono incredibili, dovremmo saperne tantissimo, su Massarenti, di cui oggi parla Maria Severa Luca, avremo un affondo. C'è però quest'altro personaggio, Cesare Taggiasco, un altro monsignore legato a queste, lui è ligure, quindi probabilmente da quel mercato di preti che attinge, e ciò che conosciamo è questo catalogo di vendita che peraltro avviene a Vienna, con una strana delocalizzazione, non sono molte le vendite di collezioni romane che avvengono a Vienna, quindi c'è come un altro punto in questa carta geografica del network del mercato, e lui è un personaggio interessantissimo, a Bernini, ha delle cose, ha dei pezzi romani strepitosi di cui sono tracciate in parte le destinazioni, ha una collezione, ha però insieme la collezione delle medaglie del più grande medagliista romano del Settecento, Mercadetti, quindi capite, sono queste collezioni fatte anche a grandi blocchi che poi circoleranno per due secoli, no, sul mercato internazionale. Vado a chiudere però la Galleria Sterbini, che pure è stata studiata perché ovviamente contiene tanti pezzi importanti per la storia della fortuna dei primitivi e quindi interessantissimi per la storia dell'arte nel farsi, nel produrre cataloghi, ragionamenti. Una collezione molto interessante secondo me per dare un altro sguardo, questa volta più legato alla storia dell'arte, all'expertise, è garantita la Galleria Sterbini, perché la Galleria Sterbini ne sentiremo forse parlare da Elisabetta Sando, no, oggi no, il catalogo della Galleria Sterbini è una grande opera, anche molto problematica, di Adolfo Venturi. Gli acquisti però della collezione Sterbini vengono fatti, e ce lo spiega Frabulini, un importante personaggio della scena romana, sotto la direzione di Tommaso Minardi. Quindi la Galleria Sterbini funziona molto bene per misurare questa importante collezione romana, poi dispersa, per misurare questo passaggio anche di occhi tra l'occhio di Minardi, appunto l'uomo dell'antico regime, e quello di Adolfo Venturi, l'uomo del nuovo regime. Mi pare che chiudendo con quest'ultima annotazione, vi ringrazio per l'attenzione.